niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui. Buongiorno, buona domenica a tutti. Oggi 1° dicembre, ennesimo appuntamento con la Federazione Insieme per Cerignola. Oggi avremo delle grosse novità. Abbiamo qui presente, qui di fianco a me, il dottor Zamparese, neo segretario della lista Cambiamo con Toti, il quale dopo farà il suo intervento e ci dirà perché ha scelto di aderire a questa nostra formazione politica, a questa nuova stagione cultural politica. Ci sarà anche l'intervento della rappresentante del Movimento Scrittulli, Chiara Castaldi, poi ci sarà un altro ingresso del responsabile provinciale delle liste di Forza Italia, Giovanni Mallardi, con il suo segretario cittadino Romagnuolo, Domenico Romagnuolo. E poi il solito, ormai storico, Antonio Campaniello, segretario della Democrazia Cristiana. Bene, dottor Zamparese, noi comunque abbiamo militato per un certo periodo insieme perché abbiamo condiviso una certa progettualità. Il fatto di rivederci oggi, sempre di nuovo qui insieme, sempre con questa stretta di mano, ci fa solo piacere, siamo onorati della tua presenza, sappiamo benissimo che farai bene per Cerignola, perché sei persona capace, e sei prima di tutto una persona per bene. Noi siamo veramente orgogliosi di averti con noi e lascio subito la parola al dottor Zamparese. Buona domenica, volevo ringraziare Claudio, che è sempre molto gentile, ovviamente tutti i suoi commenti, tutti i suoi complimenti sono di parte, perché è un caro amico. Con questo lui è stato uno dei primi a ufficializzare questa mia nuova esperienza per il partito Cambiamo di Toti. Volevo puntualizzare una cosa. Io ho militato solo e esclusivamente nella Lega come segretario per 3 anni, sono stato pioniere e fondatore e ho ottenuto ottimi risultati. Poi non si è capito perché la Lega, o comunque i presunti tali, ha preso delle decisioni sue che io posso condividere fino a un certo punto, perché per quanto mi riguarda nei partiti in genere va premiata la democrazia e la meritocrazia, cosa che nella Lega non è stato fatto. Il mio gruppo ha sempre fatto bene, ora ho avuto questa opportunità, la Lega ha deluso me e tutti i miei componenti a livello provinciale, ovviamente non parliamo né di Salvini né di tutto il quadro nazionale, parliamo a livello provinciale. In questo partito non si bada alle poltrone, non si bada a nulla, si bada soltanto al bene per Cerignola. In questo momento molto delicato si ha bisogno di visi nuovi, di voti nuovi. Io ho avuto unica esperienza politica, ho appoggiato in passato un comitato per l'onorevole Salvatore Tatarella, ho appoggiato il caro collega e amico Schittulli e poi ho fatto un'unica esperienza solo e esclusivamente nella Lega. Ho avuto un appoggio di tutta la federazione, che approfitto anzi per dire che è benvenuta. Qualora ci saranno i presupposti, ci stiamo organizzando anche per fare un qualcosa tutti assieme. Saluto anche Francesco De Cosmo, che sicuramente ci ascolterà, e intendo comunque dare dei presupposti positivi a tutti coloro che si vogliono aggregare. Ovviamente ci sono dei programmi in corso, faremo dei gazebi, faremo un tesseramento, faremo degli incontri. Io intendo fare bene, come ho fatto in tutto quello che ho fatto. L'unica cosa che invito a fare è di lasciare le polemiche e andare avanti, perché adesso Cerignola ha bisogno di visi nuovi, ha bisogno di persone serie, ha bisogno di democrazia, di meritocrazia e ha bisogno soprattutto di voi. Ringrazio ancora Claudio e tutti quanti per avermi ascoltato. Grazie Salvatore, noi siamo certi che con te lavoreremo bene per il futuro di questa città, perché come ben sai noi guardiamo a diversi temi, temi molto importanti per la cittadinanza, e siamo certi che tu sarai uno dei sostenitori forti di questo progetto. Grazie, noi ti aspettiamo adesso la prossima domenica e ci parlerai che cosa vuoi fare per Cerignola. Certo, grazie. Grazie. Bene cari amici, come vi ho detto avremo oggi qui Chiara Castaldi qui al mio fianco, finalmente abbiamo il piacere di averla, di avere il rappresentante del Movimento Scrittulli, cioè persona di fiducia del professor Scrittulli, presidente della LILT italiana, la Lega Italiana per la Lotta al Tumore, nonché grande oncologo di fama internazionale, persona per bene, persona veramente con cui condividere un progetto politico è solo esclusivamente un piacere.
sono uomini che se danno una parola mantengono la parola, sono uomini che guardano veramente al bene del nostro territorio. E oggi Chiara qui ci sosterrà con il suo progetto, con il suo impegno affinché questa nostra federazione venga veramente ad essere rafforzata sul territorio. Bene Chiara, so che tu sabato scorso hai fatto una grande manifestazione, ti vede sempre pioniera di questa manifestazione da circa 15 anni e noi siamo veramente, ti siamo grati per ciò che fai per Cerignola. Bene, se hai portato a Cerignola la carovana, questi due camper per lo screening mammario. Bene Chiara, passo a te la parola, cosa vorresti dire per cortesia? Buongiorno, buona domenica a tutti. Io ringrazio in primis Claudio Di Lernia che è stato il primo a a convincermi ad entrare in questa fase politica. Ho sposato molto il loro progetto. Io sono una volontaria per l'oncologia, bravo, da 15 anni che faccio giornate di sia come giornate di prevenzione che di raccolta fondi. Vi avevo promesso che, scusandomi del ritardo, ma facendomi perdonare, avrei portato non il camper come l'ho portato ogni anno, ma bensì una carovana. Abbiamo avuto in piazza Mercadante lo scorso sabato una carovana che è arrivata dal Gemelli di Roma con tre camper e due gazebo. Abbiamo avuto un'equipe medico d'eccellenza. Io personalmente, ecco, non voglio essere ripetitiva, ma la politica non l'ho mai fatta, ma qualche risposta a qualche politico si può anche dare. Nel mio campo dico che il discorso oncologico, la prevenzione e tutto il resto non ha nessuna bandiera, tantomeno nessun color politico. Forse qualcuno ne approfitta di questo e attacca anche in questo. Con Claudio e con loro, cioè come io ho appoggiato, cioè ho sposato il loro progetto, anche loro mi sono vicini in questo, e non per questo sono rappresentante che ho dato la mia fiducia e la mia fedeltà alla Lega Tumori del professor Francesco Schitulli. Vi ringrazio di questo ascolto, ringrazio Claudio per avermi invitato e ci saranno altri incontri, altri momenti per parlare assieme. Grazie. Ti chiedo e ti strappo un impegno, Chiara, la prossima volta, quando sarà possibile, verrai qui con il professor Schitulli. Certo. Io ti ringrazio e siamo orgogliosi di averti con noi e ti auguriamo ogni bene. So che farai anche bene nel tuo percorso politico. So che non sei mai stato impegnato in politica, ma hai fatto sempre del bene al prossimo. Grazie ancora Chiara, ti grazie. Aspettiamo la prossima volta, grazie. Ti inviteremo. Grazie. Bene cari amici, come vedete qui di fianco ci sta Romagnolo Domenico, nonché segretario cittadino e responsabile cittadino per le civiche di Forza Italia, che oggi, dopo circa una ventina di giorni di assenza, verrà oggi qui a salutare il suo segretario. E caro Domenico, cosa ci vuoi dire a proposito? Allora, innanzitutto porgo i miei saluti e ringrazio il neo segretario provinciale Gianni Mallardi e spero che con lui riusciremo a fare un gran lavoro sia dal punto di vista provinciale che dal punto di vista cittadino per quanto mi riguarda. La figura di Gianni Mallardi, anche se l'ho conosciuto qualche giorno fa, è una figura importante all'interno della federazione stessa. Mi auguro che con lui riusciamo a prosperare, riusciamo a salvaguardare quali sono gli interessi sia dei giovani ma anche delle persone meno giovani all'interno di questo contesto, soprattutto provinciale, in quanto la provincia di Foggia è una, se non la provincia più disastrata, sia dal punto di vista della sicurezza, sia dal punto di vista delle strade, sia dal punto di vista del lavoro, e sottolineo del lavoro, all'interno dell'Italia stessa. Credo che Gianni sia la figura giusta per andare avanti in questo progetto politico e soprattutto per andare a salvaguardare gli interessi dei giovani dal punto di vista lavorativo. Oggi posso anche parlarvi di altri aspetti che condizionano molto la nostra città.
Io sono il responsabile di Noi Giovani, lista civica di Forza Italia a Cerignola. Ebbene, a Cerignola è molto diffusa la delinquenza minorile. Ad oggi la delinquenza minorile, che si espande anche nelle città limitrofe, visti e sentiti i casi che si sono ripetuti nel corso della storia, si attua attraverso diverse espressioni, come delle rapine, come lo spaccio, l'uso di sostanze stupefacenti, l'uso di alcol, vandalismo e bullismo all'interno delle scuole. Ebbene, noi dal punto di vista della federazione, dal punto di vista della mia lista e dal punto di vista del segretario provinciale, come ha avuto modo già di parlare con lui e di accordarci su alcune questioni, andremo direttamente nelle scuole per spiegare che la delinquenza minorile è una cosa che va del tutto abolita, in quanto chi può migliorare appunto tutta questa questione? In primis è fondamentale il ruolo della famiglia, in quanto il ruolo della famiglia è quello innanzitutto di educare alternando il controllo all'affetto. Oltre a questo è anche fondamentale il ruolo della scuola. Ad oggi, soprattutto al sud e soprattutto nella provincia di Foggia, è un sistema scolastico non molto efficiente, e oltre a questo è anche fondamentale il ruolo dei servizi sociali, che a Cerignola è del tutto assente, ma cercheremo di ripristinare sia al Cerignola sia all'interno della provincia di Foggia con l'intervento proprio di Gianni Mallardi. Oltre a questo io mi chiedo perché le amministrazioni comunali in passato hanno deciso di investire in cose effimere che hanno cambiato solamente l'apparenza di Cerignola e non la sostanza, andando a realizzare, non lo so, rotonde, piazzette. Ebbene, tutte queste cose che sono state realizzate nel corso degli anni erano cose che si dovevano fare per forza. Perché prendo come esempio il piano delle fosse. Il piano delle fosse era arrivato ad una condizione di totale assurdità. Ebbene, quegli interventi sono stati sì essenziali, e porgo i miei complimenti, ma allo stesso tempo bisognava anche investire in altre cose che andavano a migliorare soprattutto il lavoro dei giovani, il lavoro per i giovani, perché ad oggi i giovani vanno via sia da Cerignola, vanno via da Foggia, vanno via dal sud per mancanza di lavoro. E quindi, caro sindaco, come si combatte la mafia? La mafia non si combatte mandando il bambino alla palafamina per fare sport. Quello è anche un bene per il bambino, ma il bambino in sé per sé non nasce mafioso. Il bambino nasce puro, il ragazzo nasce puro. Come si può combattere la mafia? Dando lavoro a tutti, allontanando le persone dalla criminalità, dare ai giovani una speranza che non si riversi solo nella criminalità stessa. Ebbene, dal mio punto di vista, insieme a Gianni Mallardi, lavoreremo per realizzare tutto ciò, e premetto e concludo dicendo che tutte le persone sono importanti, tutte le persone sono una risorsa, e anche chi è magari recidivo va ripreso attraverso il ruolo importantissimo dei servizi sociali. Ebbene, vi saluto e vi auguro buona domenica. Grazie Domenico, mi è piaciuto molto da riflettere quel passaggio dove dici il controllo più che l'affetto. Complimenti, questo ti fa di te veramente una persona con la testa sulle spalle, persona matura, e siamo certi che ciò che hai detto lo realizzerai alla grande. Ti ringrazio. Grazie, Claudio, buona giornata a tutti. Adesso vi presento Giovanni Mallardi, neo segretario provinciale e responsabile delle civiche di Forza Italia. Gianni Mallardi ve l'ha già spiegato Domenico Romagnolo chi è, io lo conosco da tempo, conosco che è persona veramente capace, è persona per bene, è persona che ha cervello. Noi ci siamo incrociati, abbiamo parlato, ci siamo subito intesi. Altro a proposito, caro Gianni, io, se mi permetti, io poi vorrei portare il saluto che ho già sentito oggi al responsabile regionale Gaetano Messuti, tuo regionale, nonché anche al tuo regionale di Forza Italia, l'onorevole Mauro Dattis, e al segretario provinciale di Forza Italia, Raffaele Di Mauro, che mi hanno detto di portarti i suoi saluti. E a tal proposito, caro Gianni, qual è il tuo impegno per Cerignola e cosa ritieni di fare per questa federazione? Allora, innanzitutto vorrei ringraziare le persone che hai già nominato per l'incarico conferitomi, al quale io ben accetto, ho preso
un impegno che vorrei portare avanti perché vorrei dare sviluppo al nostro partito. Le idee mi interessano perché comunque si indirizzano tutte verso lo sviluppo del nostro territorio, che è molto importante. Nel nostro territorio, perché comunque è stato un po' preda di razzie, sai meglio di me, c'è stata la situazione anche per quanto riguarda i rifiuti e tutto quello che è successo. L'agricoltura non è che vive un momento magico in questo periodo, e tutto questo va a influire anche, come diceva l'amico, il segretario Alessandro, va a influire su quella che è la civiltà di Cerignola, perché come nella delinquenza ha investito nei giovani ragazzi, così dovremmo vedere di strapparli a loro, educarli, perché io porto l'esempio, essendo figlio di agricoltori, l'albero fin quando è tenerello lo riesce a modificare, raddrizzare come vuoi, nel momento in cui diventa robusto è già più difficoltoso. Quindi educarli fin da piccoli su ciò che è il bene e ciò che è il male, perché spesso viene perso di vista questa interpretazione del bene e male, vuoi che sia la televisione, vuoi che sia il contesto, però bisognerebbe intervenire con, come dicevamo già prima, alla fonte, quando sono ancora piccoli, educarli a quello che è il bene, sempre con l'ausilio della scuola, della famiglia, e questo è molto importante, perché se alla base ci abbiamo l'aiuto di questi ragazzini, che poi saranno adolescenti, che poi saranno uomini, è normale che la svolta si dà. Bisognerebbe anche ridare la fiducia che comunque il cittadino ha perso. Molta gente ormai non vota più perché non si rivede in quello che è la politica, nei colori che ormai si sono mescolati, e la fiducia non c'è più neanche per chi deve gestire quello che è il paese. Il paese, parlo del paese, parlo di Cerignola, parlo del paese, la regione, fino a finire a quella che è l'Italia. Questo è più o meno il nostro intento. È ancora presto per vedere dei risultati, però se guardiamo i nostri errori, gli errori di chi ci ha preceduto, e facciamo forza su questo, sicuramente avremo dei buoni risultati. Io uso dire che le strade dritte non fanno dei buoni piloti, quindi è sul terreno tortuoso, dissestato e pieno di curve che si impara a guidare bene, e questo è quello che noi cercheremo di affrontare. Grazie Gianni, questo fa di te un ottimo autista. Mi è piaciuto quando mi dici che le strade dritte non fanno un ottimo pilota. Bene, tu sei un ottimo pilota, ti conosco da tempo, perché hai sempre girato fra le curve, come si suol dire, e quindi sai affrontare le curve che stanno a significare comunque le difficoltà che ogni giorno troviamo noi nella vita. Grazie Gianni, sappiamo, so anche bene che farei bene in tutta la provincia di Foggia. Il segretario regionale Gaetano Messuti non poteva scegliere meglio. Ti auguro un in bocca al lupo, ti auguro un buon lavoro e ti aspetto chiaramente con la prossima settimana, perché ogni settimana, siccome siamo in tanti, dovremmo comunque fare a rotazione, una turnazione, perché poi ognuno spiegherà i propri progetti che vorrà portare a questo paese. Bene, io concludo solo oggi con un piccolo discorso politico, con una riflessione politica. Ho letto sui giornali che ormai la SIA è stata acquisita, è stata assorbita da una società tranese, l'Amiut, una cosa del genere. Bene, apprendo a malincuore questa notizia, perché questo sta a dimostrare il fallimento, l'inefficienza, l'inettitudine del nostro ex sindaco Franco Metta. Ha fatto sì che un'azienda florida, un'azienda sana, finisse in questo modo. Io, parlando con una persona giorni fa, mi ha detto che vive a Cantù chiaramente ha una casa di oltre 200 metri quadri con garage più giardino. E cari concittadini, volete sapere quanto paga questo signore? Aspettate, 50 euro l'anno. Sapete perché paga 50 euro l'anno? Perché vi fanno una raccolta differenziata seria. Vi ricordate quando io vi dissi che bisogna munire ogni cittadino di una carta elettronica per andare a conferire tutto ciò che può conferire e che può smaltire?
Ve lo ricordate? Bene, questo è ciò che avrebbe dovuto fare il sindaco e che non ha fatto. Purtroppo ho nominato Cantù, non via Cantù, dove abito io, all'angolo di via Cantù, dove se venite a vedere c'è l'immondizia, ci sono quei famosi cassonetti rotti che un simpatizzante mettiano disse: ah, che peccato i cassonetti rotti. Questa è la fine che ha fatto la SIA, caro simpatizzante. Questo è ciò che ha fatto la fine che ha fatto la SIA per inefficienza, per incapacità di chi ci ha governato, perché ha fatto delle scelte politiche all'epoca, secondo lui, giuste, oggi invece sono state veramente una tragedia per i tanti cerignovani. Con questo chiudo il mio intervento, augurandovi una buona domenica ed esonerando la TRC da tutto ciò che ho detto. Grazie e buona domenica a tutti. Buona domenica. Buona giornata a tutti gli amici di Cerignola e dintorni, perché so che anche da fuori Cerignola molti ci stanno ascoltando e questo ci fa veramente piacere. Primo dicembre, come ha detto anche l'amico Claudio, 25 giorni a Natale, quindi si cerca di diventare sempre più buoni. Voglio prima di tutto ringraziare e salutare gli amici Chiara Castaldi e Salvatore Zamparese. Benvenuti nella federazione. Sicuramente collaboreremo tanto, specialmente perché lavorate per due rami che a noi della Democrazia Cristiana interessano tanto: la salute del cittadino e la sicurezza del cittadino. Ecco che sicuramente ci sarà una grande intesa anche nei progetti che faremo insieme. Per questo vi ringrazio tantissimo. Soltanto una piccola battutina voglio fare, perché oggi abbiamo visto che abbiamo presentato ed è giusto dare importanza specialmente a loro. In questi giorni il fu sindaco pronunciava delle frasi sopra Facebook e poi si realizzavano. Per lui faccio i complimenti, perché sapeva i risultati prima che li sapevano i commissari prefettizi. A questo punto mi sorgono dei dubbi e spero che ci dia una risposta. Uno, o sapeva degli inghippi che stavano nelle strutture che ha fatto, e quindi sapeva che la commissione andava a controllare, li trovava, e quindi sapeva cosa poteva succedere. O qualcuno veramente glieli dice, e questo mi preoccupa tantissimo. Oppure lo candiderei a Sant'Urne dell'anno, perché non sapendo che i commissari andavano a controllare, già diceva la soluzione e già buttava maledizioni, diceva si chiuderà per mesi, tipo qualche giorno fa proprio il palazzetto dello sport a Tatarella, che dove la commissione stava guardando ancora le carte. E lui già qualche giorno prima aveva detto: il commissario chiuderà per mesi e mesi e mesi, dobbiamo arrivare noi per riaprirlo. Complimenti, so questo vi posso dire. Ecco perché ci dia una risposta. O è un santone, quindi legge il futuro, e quindi speriamo che legga un buon futuro per Cerignola. Oppure che gli imbrogli li ha fatti già lei nella sua amministrazione, quindi sapeva gli inghippi quali erano, i problemi quali erano, e sapeva che se entrava qualcun altro li doveva chiudere per forza. Era evitabile, perché proprio al palazzetto manca le carte per l'agibilità, non ci sta nemmeno una cosa idonea, e questo a tutti noi dispiace per un semplice motivo: perché tutti questi atleti che facevano allenamento, tutti i tifosi di queste squadre, dove andranno a tifare la loro squadra o a fare i loro allenamenti? Se invece dall'inizio si faceva bene il lavoro, sicuramente tutto questo non succedeva. Ecco perché noi non possiamo dare la colpa sicuramente al commissario, ma purtroppo a voi fu sindaco, perché se con la sua amministrazione seguiva bene i lavori andava tutto tranquillo e sicuramente rimanevate anche là sopra. Ovviamente tutto quello che dico è sotto la mia responsabilità e tolgo da tutte le cose la TRC. Buona giornata a tutti. Dulcis in fundo, Francesco De Cosmo. Una buona giornata, una giornata serena, ma soprattutto una santa domenica.
Consentitemi di iniziare questo mio intervento facendo gli auguri di buon lavoro a una nuova new entry nella Federazione Insieme per Cerignola e, per la precisione, al segretario di Cambiamo con Toti, nella persona di Salvatore Zamparese. Consentitemi anche un ringraziamento personale a Mallardi, segretario provinciale di Forza Italia, che ha fortemente voluto partecipare a questa trasmissione, e un saluto particolare alla sempre giovane Chiara Castaldi in rappresentanza della lista Schittulli. Come vedete, la Federazione Insieme per Cerignola, col passare del tempo, ma soprattutto con il lavoro di informazione che questa federazione sta facendo, con il tempo sta avendo sempre più consensi e nello stesso tempo adesioni. Significa che il lavoro fin qui svolto dalla federazione è stato un lavoro fatto per bene, un lavoro radicale che sta entrando nella mente di tutti i cittadini di Cerignola, ma soprattutto sta convincendo più di una persona ad aderire a questa federazione, soprattutto in un momento in cui forse l'ideologia politica si va perdendo e si afferma sempre di più la personalità dei singoli candidati. Ora, archiviato questo ringraziamento, entriamo nel vivo della trasmissione. Consentitemi anche di esprimere la mia, come dire, solidarietà all'ex sindaco Metta, dove ieri sera ho visto un filmato nel nuovo palazzetto dello sport, dove praticamente si lamentava che c'è un accanimento nei suoi confronti, tanto che il palazzetto è stato chiuso. E questo video è stato girato con la squadra di pallacanestro, a cui va tutta la mia solidarietà per questo inconveniente che ha portato alla chiusura del palazzetto, però non esonerando da responsabilità il nostro ex sindaco, perché sapete benissimo che la motivazione per cui il palazzetto dello sport di via Scuola Agraria è stato chiuso perché manca l'agibilità. A questo punto sovviene una affermazione che si sta un po' radicando in tutti i cittadini di Cerignola: che senso ha avuto fare tante opere se ad oggi tutte queste opere non possono essere fruite dalla cittadinanza? Giorni fa mi capitava di passare da lateralmente alla villa e ho notato dei vecchietti che giocavano alle carte sulle panchine con dei tavolini improvvisati da delle tavole di compensato, e nel passare ho sentito con le mie orecchie bestemmiare questi vecchietti, l'ex sindaco, per quello che loro aveva combinato Franco Metta. A quel punto ho cercato di fermarmi e capire quali erano le motivazioni di queste loro lamentele, ed un vecchietto in particolare mi ha detto: dice, dottor De Cosmo, era meglio prima, forse con una villa spoglia, ma che era a nostra disposizione e che nessuno poteva vietarci di entrare, che non una villa addobbata e rifatta così come è stata fatta dall'ex sindaco, di cui noi non possiamo avere nessun giovamento. Al che io ho detto che purtroppo questa era una situazione temporanea
e che sicuramente i commissari nominati dal prefetto in brevissimo tempo avrebbero risolto la questione. Quale questione? Facendo la gara d'appalto per l'affidamento della manutenzione del verde della villa stessa a un soggetto privato, e che quindi in brevissimo tempo la situazione si sarebbe risolta. Al che lo stesso vecchietto mi ha guardato e in maniera molto adirata mi ha detto: dice, dottore, queste sono le solite cose che sappiamo quando iniziano e non sappiamo quanto finiscono. Io voglio raccomandare a questo vecchietto di stare tranquillo, anche perché posso dirvi che in tutto questo marasma politico che stiamo attraversando nella cittadinanza di Cerignola possiamo essere felici e contenti dei commissari che ci sono stati inviati, i quali non stanno facendo soltanto l'ordinaria amministrazione, ma si stanno preoccupando anche di andare oltre. È logico, nel momento in cui andare oltre l'ordinaria amministrazione significa assumersi delle responsabilità in prima persona, a quel punto ci sarà sicuramente retromarcia, per un semplice motivo, perché nessuno nel svolgimento del proprio lavoro vuole assumersi responsabilità che vadano oltre. Tenete presente che oltre alla chiusura del palazzetto dello sport, anche la chiusura delle tribune del campo è un altro problema che nelle ultime settimane sta assillando i tifosi dell'Audace Cerignola, i quali proprio nell'ultima partita, quando pioveva, nonostante abbiano acquistato l'abbonamento sotto la tribuna, sono stati costretti a vedere la partita sotto la pioggia. E la cosa che maggiormente dava fastidio, vedere che quella tribuna fiammante e nuova veniva calpestata solo da alcuni carabinieri, i quali impedivano l'accesso. Anche ai tifosi dell'Audace Cerignola, che saluto caldamente, voglio fare un invito. Nel più breve tempo possibile si cercherà di risolvere questa questione, anche perché questo spettacolo penoso è stato riferito al commissario Postiglione, il quale in presenza di alcune persone ha detto chiaramente che questo è un problema da risolvere nel più breve tempo possibile. Ora, qual è lo scenario politico che si sta in un certo senso delineando a Cerignola? Si sta delineando uno scenario politico che vede come attore principale il centrodestra. La presenza di rappresentanti della democrazia, la presenza di rappresentanti di Forza Italia, la presenza di rappresentanti delle forze delle liste civiche di Forza Italia, la presenza di un rappresentante della lista Schittulli, la presenza di un movimento civico come il Circolo Culturale Politico De Gasperi, la presenza, non dico immediata, ma che comincia ad avere, come dire, un apprezzamento notevole per ciò che la federazione insieme per Cerignola sta facendo, e questo da parte della Lega dimostra chiaramente che una federazione come quella di Insieme per Cerignola è l'unica forza e l'unico movimento politico che oggi si sta organizzando, nonostante alle elezioni amministrative manca circa un anno e mezzo. Questo fa molto piacere per un semplice motivo, perché oggi è il momento buono per portare le proprie idee, per portare le proprie considerazioni, per cercare di condividere un progetto comune, ma soprattutto una unanimità
di situazioni devono essere affrontate da tutte le forze politiche del centrodestra. Come dicevo prima, non solo il centrodestra, ma per governare Cerignola c'è bisogno anche di tutte le forze che appartengono alla società civile. Allora, quando mi sento dire che il PD ha fatto in questi 4 anni di amministrazione Metta una opposizione forte e dura, mi viene da ridere. Ma mi viene da ridere per un semplice motivo, perché se avessero fatto un'opposizione dura, un'opposizione saggia, una opposizione continua, sicuramente non saremmo arrivati allo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazione mafiosa. E questo ve lo dico senza ombra di dubbio, in quanto molte volte l'opposizione è presente sui banchi, ma soprattutto è presente nella vita amministrativa, le amministrazioni devono fare i conti prima con l'opposizione e poi al proprio interno. Se l'amministrazione Metta ha compiuto tutta una serie di atti scellerati, tutta una serie di atti illegali che hanno portato allo scioglimento del Consiglio Comunale, sicuramente perché si sono mossi in un contesto dove l'opposizione era assente. È inutile ribadire che parte dell'opposizione, e mi riferisco agli ex amici di Forza Italia, hanno fatto sicuramente da stambella e sono stati coinvolti per intero in questo flagello di amministrazione che poi ha portato allo scioglimento del Consiglio Comunale. Allora, resta in conclusione una considerazione. L'amministrazione non deve essere riservata a pochi, ma deve essere l'espressione di una cittadinanza che deve portare avanti i propri rappresentanti, ma soprattutto i rappresentanti più meritevoli. I rappresentanti che possano garantire all'interno dell'amministrazione soprattutto la legalità e dettare delle regole che devono valere per tutta la cittadinanza. Se riusciamo insieme a raggiungere questi obiettivi e se riusciamo insieme a creare un percorso che ci porti nel 2021 alla amministrazione di Cerignola, sicuramente avremo creato una amministrazione che durerà nel tempo, ma soprattutto una amministrazione che si potrà distinguere non solo per ciò che andrà a realizzare, ma soprattutto per l'onestà che andrà a caratterizzare questa amministrazione. Allora, cittadini di Cerignola, cerchiamo insieme in questo anno e mezzo che ci separa dal voto alle prossime elezioni amministrative di essere sempre più frequenti e di essere sempre più vicini alla federazione Insieme per Cerignola, portando alla federazione quelle idee e quelle considerazioni di cui la stessa federazione ha bisogno, non solo per se stessa ma anche per la cittadinanza di Cerignola. Non voglio ulteriormente annoiarvi con le mie dicerie, vi ripeto e vi riauguro una buona giornata, ma soprattutto una giornata di spensieratezza. Ribadisco che ciò che ho detto l'ho detto sotto la mia responsabilità, escludendo da qualsiasi responsabilità la TRC. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui.